Ciao a tutti, bentornati nel mio canale YouTube, sono Luca Angelici. Per maggiori informazioni su di me, www.angeliciluca.com. Partiamo oggi subito con un esempio musicale che poi ci servirà per capire bene la lezione di cui appunto vi parlo oggi. Molti di voi conosceranno questo riff. Parlo di IIZ dei Rush. Perché vi ho fatto ascoltare questa cosa? Perché vi voglio parlare dei tempi composti in quanto il brano è in 5 quarti? No. Perché vi voglio parlare della distanza di tritono che intercorre fra le due note? No. Vi ho fatto ascoltare questo, diciamo, riff perché vi voglio parlare di quello che sono gli intervalli. Allora, che cos'è l'intervallo? L'intervallo è l'unità di misura delle note, ovvero se noi magari per il peso utilizziamo i chili o per le distanze utilizziamo i metri, i centimetri, eccetera, eccetera, per le note utilizziamo gli intervalli, appunto è l'unità di misura che appunto misura, scusate il gioco di parole, la distanza fra due note. Come sono strutturati gli intervalli? Gli intervalli si basano sui gradi della scala maggiore, ovvero conosciamo i nostri 7 gradi che poi diventano, si estendono fino all'ottava successiva, quindi il nostro primo grado che abbiamo sempre chiamato tonica, appunto il primo grado, poi c'è il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e andando avanti. La distanza che c'è fra, ad esempio, il primo, la tonica e il secondo grado, ad esempio fra il do e il re, è un intervallo di seconda. E la distanza che c'è fra il do e il mi è un intervallo di terza maggiore. Faccio questa specificazione perché poi gli intervalli possono modificarsi, possono essere maggiori, minori, aumentati o diminuiti, quindi ha fatto proprio uno studio specifico sulla terminologia. Per esempio A e Z, se andiamo a vedere proprio le note che lo compongono, le due note sono Fa diesis e Do, sono a una distanza di una quinta diminuita o di tritono, ma il tritono poi lo vedremo successivamente. Perché è utile conoscere gli intervalli e saperli riconoscere? Perché ci può capitare di trovarci appunto a suonare in situazioni in cui non abbiamo ad esempio magari una parte da leggere o degli accordi. Quello che spesso può capitare, magari ci troviamo sul palco e viene lanciato un brano, viene lanciata una jam, qualcosa per cui noi non siamo preparati. Quindi a quel punto quello che noi possiamo utilizzare è le orecchie. Spesso vedete i bassisti che si trasformano tipo Spock, gli vengono le orecchie, diciamo, a punta e cercano di captare tutto quello che succede. È l'atteggiamento giusto, nel senso che quando noi non abbiamo nulla di scritto, nessun riferimento, quello che proprio ci serve è il nostro, diciamo, strumento principale, che sono le orecchie. Quindi saper riconoscere gli intervalli ci aiuta a capire che tipo di accordo magari si sta sviluppando, che tipo anche di modulazione armonica, magari il pianista fa un passaggio particolare, quindi capire anche che tipo di soluzione utilizza ci può tornare molto utile. Come ci si esercita sugli intervalli e come magari si può migliorare nel riconoscimento? Faccio un esempio molto semplice, ovvero io spesso mi trovo a sentire colonne sonore, magari alla radio, eccetera, eccetera. Uno dei brani che mi ha sempre stupito è il Notturno di Chopin, l'opera 9. Notturno di Chopin apre proprio la melodia con un intervallo di sesta maggiore, che è questo. E lo sentite subito, proprio questo tipo di intervallo che è estremamente, diciamo, bello, calmo, notturno utilizzerei. Adesso magari un pianista che mi vede suonare il Notturno di Chopin col basso si incazza pure, però ecco, io lo utilizzo proprio per farvi capire la sonorità della melodia, no? Intervallo di ottava. Re, re. Intervallo di ottava suona come un unisono. Semplicemente tirata giù a orecchio al volo per farvi capire, vado anche a memoria, ecco, non mi ricordo esattamente se fosse proprio così, però la linea melodica dovrebbe essere la linea di massima questa.
Questo intervallo è un intervallo di sesta maggiore che, se vogliamo invece riportarlo proprio sul basso elettrico, Pino Palladino ad esempio lo utilizza tantissimo quando fa appunto delle aperture negli accordi. Se io aggiungo il Fa, non ho fatto altro che suonare il Do e il La aggiungendo il Fa. E col fretless ha proprio un effetto molto bello, molto particolare. Quindi riconoscere, saper riconoscere gli intervalli ci serve appunto per capire con l'orecchio quello che sta accadendo nella maniera più rapida possibile. Ci permette anche di sviluppare un concetto di solo e un concetto di un accompagnamento più melodico che comunque sia potrebbe tornarci veramente utile. Quindi ricapitoliamo brevemente, gli intervalli appunto sono le distanze, rappresentano le distanze che esistono tra le note, è l'unità di misura delle note. Quindi saper classificare, saper riconoscere gli intervalli ci consente di saper identificare e riconoscere una melodia, un'armonia, degli accordi, quindi ci consente veramente di poter capire tante cose. Spesso vi capiterà di sentire, questo dai, è un intervallo di terza maggiore. L'intervallo di terza maggiore è il rapporto che esiste ad esempio fra il Do e il Mi, che ha questo effetto sonoro qui. Intervallo di terza maggiore. L'intervallo di terza minore è questo. Vogliamo ultimo esempio, proprio per farvi capire come gli intervalli possono identificare tantissime cose, il riff di Wall of Love si basa su un intervallo di terza minore, fra il Si e il Re c'è una distanza di terza minore. Come Black Knight, il riff di Black Knight si basa su un intervallo di terza minore. Quindi, come vedete, gli intervalli sono veramente correlati in qualsiasi aspetto della musica e possiamo riconoscerli e sfruttarli per tantissime altre cose. Bene, detto questo è tutto, non mi resta che salutarvi, augurarvi buono studio e alla prossima lezione di Basso in Pillole. Ciao a tutti e buona musica, Luca.